Adesso ci avviciniamo a una situazione che è una situazione, come vi dicevo all'inizio, differente ancora per alcuni versi, poi si vedranno che alcuni problemi ritornano. Questo è una impresa, poi l'ingegner Mosso racconterà di questa impresa, quindi del contesto. Io faccio soltanto una breve premessa, nel senso che l'ingegner Musso ed io, e quindi poi anche l'azienda, ci siamo conosciuti ormai parecchi anni fa. Che anno era? Non mi ricordo. 2000, 2006. Nel 2006. E l'inizio di questa collaborazione era stata, diciamo, inizio. Poi dopo è sempre difficile dire qual è l'inizio, perché ci sono degli inizi concreti negli interventi, che sono quando si incontra la persona, poi c'è un altro inizio quando si fa un qualche contratto, ma ci sono degli inizi anche precedenti, perché anche quando si è annunciati, nel senso che non ci conosciamo direttamente, siamo stati annunciati, già uno comincia a pensare chi sarà questa persona che si va a incontrare. Comunque, abbiamo cominciato a partire da una situazione di malessere. Malessere che sembrava essere, in una prima prefigurazione, un malessere di persone che avevano delle difficoltà, avevano incontrato sulla situazione lavorativa delle difficoltà. A partire da quello si è sviluppato nel tempo tutta una serie di sono sviluppate nel tempo tutta una serie di interventi che abbiamo fatto, secondo me anche molto interessanti, alcuni più interessanti, altri meno. Ed è difficile tracciare un percorso lineare di quello che abbiamo fatto assieme e anche di quanto io ho imparato attraverso questo lavoro, perché una delle situazioni, diciamo, una delle grandi fortune del lavoro che, meno che io faccio, che chi fa il consulente può avere, è quella di poter scoprire dei mondi che non sono i mondi abituali, perché si entra in altri mondi, si conoscono altre persone, altri modi di funzionare. Nel caso specifico, io non sapevo praticamente niente di navi, container, cioè logistica, e ho imparato da loro, ho imparato anche dei modi di funzionare molto interessanti. Dicevo che quindi è difficile tracciare un percorso, è difficile segnare in un grafico cosa diavolo abbiamo fatto. Anche l'altro ieri, quando ne abbiamo parlato ancora di questo lavoro, a un certo punto l'ingegner Musso, che appunto è ingegnere, ha detto: ma tra due punti passa una retta. E quindi se eravamo A, adesso siamo B, uno tira una retta e siamo andati lì. Poi le cose, diciamo, sono anche molto più articolate. Quindi io interverrò molto meno, perché ho già parlato prima. Poi magari farò qualche intervento, magari per mettere in discussione o integrare quello che voi dite, o chiedere specificazioni. Quindi lascio a voi la parola, abbiamo una quarantina di minuti. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io volevo aggiungere una premessa solo, visto riguardando il titolo con cui siamo invitati a partecipare a questa giornata. Quando mi era stato proposto di venire a raccontare le risposte che noi abbiamo, cerchiamo di dare a questa crisi, la mia prima risposta è stata: ma io non so se queste risposte basteranno a superare la crisi. Diciamo che intimamente ne sono convinto, credo molto in quello che stiamo facendo, però non ho assolutamente la sfera di cristallo, in più sono anche scaramantico. Noi con la strategia aziendale, con gli obiettivi che ci poniamo, cerchiamo di produrre degli output più ordinati e pensiamo a degli output, poi capiamo e abbiamo capito che questi output sono talvolta non pensati, ma per fortuna, visto che spesso sono positivi, sono output che arrivano grazie al caso, tornando a quello che siamo detti prima. Un minimo di spiegazione di quello che facciamo: noi trasportiamo merci in container da una sponda all'altra del Mediterraneo. Pensiamo sia un mestiere abbastanza complicato e complesso, perché in effetti facciamo tanti mestieri: siamo camionisti, siamo armatori, siamo agenti marittimi, e tutti questi mestieri devono
interagire in modo importante tra di loro, quindi i colleghi sono colleghi in aree diverse, molto diverse, ma che in realtà interagiscono molto tra di loro. Questo mestiere si chiama door to door, nel senso che è un servizio porta a porta, lo facciamo da tanti anni, nel senso che ha iniziato il bisnonno di mio nonno, quindi. Lo facciamo dove? Nel Mediterraneo, e abbiamo costruito nel tempo delle repliche di quello che abbiamo fatto in Italia in tutti i paesi che serviamo. Questo di nuovo per tutta una serie di questioni, principalmente per rendere ancora più integrati e legati i colleghi di una sponda con i colleghi che a quel punto sono diventati diciamo dell'altra sponda. I nostri numeri sono questi, che raccontano di un'azienda abbastanza grande, un'azienda dove però, riprendendo le parole del dottor Senigro, nei suoi 5 elementi, direi che un ambiente emotivamente caldo, direi che fino a questa mattina pensavo che fosse un'azienda non particolarmente strutturata. Oggi dico che c'è spazio per il caso. Quindi, in Italia siamo un'azienda grande, in realtà nel nostro mondo siamo piccolissimi, nel senso che i nostri concorrenti sono alcune centinaia di volte la nostra dimensione. Questo significa che in una situazione di crisi le dimensioni spaventano ancora di più, nel senso che i grandi forse ce la fanno meglio a superare la crisi, e quindi siamo ancora più spaventati. Quindi in una situazione di questo tipo, tornando al disegno precedente, ci siamo detti ma abbiamo tanti input, ma crisi, dimensioni, concorrenza, come possiamo, che cosa ci traguardiamo di ottenere con le strategie che mettiamo in atto? Ecco, quello che ci siamo traguardati e abbiamo raggiunto è lo sviluppo di un'applicazione del concetto di alleanza, partnership, molto ampio, nel senso stretto siamo riusciti a diventare alleati dei nostri peggiori concorrenti. Nel nostro mestiere è molto difficile, in tutti i mestieri credo, convincere chi fa questo mestiere che il nemico concorrente di ieri deve diventare il tuo amico alleato di domani. Però abbiamo anche messo insieme una serie di partnership trasversali, quindi i colleghi si sono sentiti più alleati in queste nuove alleanze. E questo magari ci torniamo anche sopra un pochettino. Quindi, come prima prova di risposta alla crisi, abbiamo provato a impiegare meno energie nel conflitto e trasferire quelle stesse energie, magari anche aumentate, nell'alleanza, nella gestione della relazione di alleanza. Questo più come strategia esterna. Internamente, un po' direi che in tutte le realtà aziendali e non è un concetto perseguibile, ma in questo momento in cui c'è lo stravolgimento della visione di chi è il mio amico e chi è il mio nemico, sentivo il bisogno di facilitare il processo aziendale ed interaziendale, cioè tutti gli anelli della catena che era disegnato prima dovevano essere non solo più oliati, ma più inseriti in una catena più lunga. E di nuovo, quindi, se torniamo allo schema di cosa stava succedendo, c'erano sicuramente dei conflitti, c'erano delle necessità di comunicazione, tutti degli input che venivano fuori da situazioni canoniche aumentate da una crisi del settore e di tutti i settori che noi serviamo, e a cui era più difficile dare una risposta. Nel contempo aumentavano gli impegni miei e i numeri dell'azienda, e quindi l'obiettivo perseguito e raggiunto era quello di dare maggiore responsabilità ed integrazione a tutte queste realtà che componevano il nostro insieme complesso di società. Di nuovo, questa responsabilità ed integrazione hanno generato una delle macro aree di responsabilità
e delle sotto, delle, de, dei sottoprodotti dove chi ha partecipato a questa, in tanti hanno partecipato a questa nuova visione e organizzazione aziendale, si è sviluppato un maggiore senso di responsabilità dei singoli e una maggiore integrazione dei vari gruppi. Il tutto è avvenuto perché lo perseguivamo, ma anche perché è avvenuto. Un aspetto tangibile di questo, di questa riorganizzazione è stato quello di cercare un gruppo dirigente che non fosse il consiglio di amministrazione, che ha delle, secondo me, ha delle funzioni più formali e strategiche, ma che fosse un gruppo comunque molto impegnato nella gestione e molto integrato tra di loro. Ed è poi questo che è nato questo, questo gruppo di manager che si integrano e che si scambiano. Infatti poi vi racconterà Fernando Pagano un po' la genesi di questo gruppo, ma che è nato come scambio di vedute e di informazioni, per poi arrivare a uno scambio di responsabilità e di deleghe. Questo è un po' un azzardo, però diciamo in questi 10 anni il gruppo ha cambiato significativamente i propri numeri. Il mio impegno all'interno del gruppo, grazie a queste cose che vi ho appena detto, se dovessi disegnarlo, gli impegni operativi grazie a questa delega e responsabilizzazione, ma non banalizzata, è potuto scendere e ho potuto dedicarmi di più agli impegni strategici, che in questa fase di crisi direi sono forse una delle poche speranze, riuscire a strategicamente a vedere un pochino oltre e non a concentrarsi sui drammi quotidiani. Quindi questo secondo me è stato molto importante. Detto questo, ritornerei alla genesi di questo gruppo di manager che, insisto, detto in parole razionali, ingegneristiche, l'ho detto molto facilmente, ma il dottor Senigo si è accompagnato in questo processo che è durato direi tanti anni, non è ancora assolutamente finito, anzi è sempre in evoluzione, e che faccio raccontare a Fernando. Grazie Presidente. Quindi, come avete visto, adesso chi porta avanti l'azienda è il BIP, quindi il Presidente si occupa delle questioni strategiche, ma poi chi va avanti nelle cose siamo noi. Grazie. E questo però non è stato... Io questa mattina, a parte il fatto che sono molto emozionato, però sono anche emozionato nel vedere che tante cose che sono state dette prima sono le cose che assolutamente sono successe a noi. Poi se dovessi tracciare un percorso, un filo logico di quello che dovrò dire, probabilmente è molto simile al logo dello studio APS, quindi probabilmente non capirete granché. Però prima del... e poi c'è una bella cosa che secondo me abbiamo parlato un bellissimo italiano finora, adesso arriverò io con un po' di acronimi e un po' di sigle, no? Poi però avete visto che noi ci occupiamo di contenitori, quindi la sigla del contenitore per noi è il nostro pane quotidiano, la nostra vita, quindi... Prima del BIM è nato, grazie agli incontri che noi abbiamo avuto con i nostri consulenti nel corso degli anni, il PIC. Il PIC non la dico in inglese perché non mi piace, ma è il progetto di integrazione e comunicazione. Era nata già da noi la necessità di parlare, di dire ai nostri consulenti, di dire anche ai nostri colleghi, abbiamo necessità di sapere che cosa sta facendo l'altro. Cioè noi siamo colleghi, siamo molto vicini, magari abbiamo la postazione molto vicina, ma a volte non sappiamo strategicamente che cosa sta facendo uno e cosa vuol fare l'altro, eccetera. Questa era anche una necessità che aveva il Presidente, la Presidenza, che aveva la società, di far sì che ci fosse questo scambio di informazioni all'interno dell'azienda, che fosse molto più spinto e che fosse atto a far sì che si creassero molte meno incongruenze e molte meno conflitti all'interno della società. Qui
quindi abbiamo deciso di vedere questo gruppo di 10-11 persone inizialmente, di vederci ogni 15 giorni e di parlare appunto di quello che erano i problemi dell'azienda, di quello che io stavo facendo. Io mi occupo dei contenitori, delle scatole che avete visto, c'è chi si occupa di navi, c'è chi si occupa del personale, sono qua i miei colleghi, chi si occupa di amministrazione e finanza, e di raccontarci secondo noi come andava l'azienda. Questo è stato secondo me un momento molto importante che ha cambiato a me personalmente, poi adesso vi racconterò degli aneddoti, però ci siamo visti e fate conto 10-11 persone, probabilmente molto più tecniche che diciamo ate al dialogo, che volevano ognuno raccontare la propria attività, quello che fa quotidianamente, quindi potete immaginare come. Invece siamo riusciti a strutturarci, a parlare 5 minuti alla volta, a fare un verbale, chi voleva parlare aveva un evidenziatore in mano, è una cosa banale probabilmente da asilo, ma che a noi ha dato un modo di vedere le cose completamente differente e forse anche poi ci ha fatto crescere. E contemporaneamente siamo cresciuti e il problema che aveva la nostra società, che tutti abbiamo poi incontrandoci e visto all'interno dei nostri momenti di dialogo, è stato quello di avere un problema, ognuno poi aveva un po' il problema di dover decidere delle cose, di chiaramente farsele avallare dalla presidenza, e molte volte il presidente era impegnato in tantissime altre cose, sicuramente molto più importanti di quelle che avrebbe dovuto avallare a noi. Però questo anche il presidente si è reso conto che era un problema, e quindi chiudere leggermente la catena decisionale è stata un'esigenza. Ecco che è nato il BIM, il Board Integration Management, nel quale ci siamo visti, eravamo le stesse persone di prima, ma in più abbiamo chiesto di avere potere di decisionale, di cominciare a decidere delle cose. Come è stato detto prima anche dalla direttrice del Comune di Lecco, noi abbiamo messo un po' della nostra convinzione personale, l'abbiamo messa nel gruppo e abbiamo fatto sì all'interno di questo gruppo qua che le decisioni venissero dal gruppo, e questo ci ha dato una grandissima motivazione e soprattutto anche nei confronti dei nostri colleghi. Noi inizialmente quando andavamo al BIM, sì andate al BIM, boom, bang, beati voi che potete fare tutta queste manfrine invece di stare a decidere. Noi abbiamo deciso delle cose importanti e poi anche i nostri colleghi hanno visto nel BIM un elemento di novità e un elemento forte di potere, però decisionale, cioè di posto dove si possono decidere le cose. Siamo andati anche un po' oltre, cioè noi ci siamo sentiti forti e forti, decidiamo un sacco di cose, e poi il presidente è venuto e ha detto: questo magari è caso che lo decida io e non è caso che lo decidiate voi. Questo ha fatto sì che si creasse poi un percorso anche opposto, quindi ma se non possiamo più decidere delle cose, allora siamo in crisi, siamo entrati in una crisi quasi esistenziale, ma allora il BIM non serve più a niente, non possiamo più decidere le cose, decide tu il presidente. Come l'abbiamo risolto? Abbiamo risolto alla stessa maniera di come è stato generato, cioè abbiamo creato un confronto di nuovo col presidente, che ci ha detto: io voglio essere più coinvolto da voi, voi dovete coinvolgermi di più, dovete trovare il tempo, e abbiamo trovato il tempo di incontrarci e di dirci: guarda che noi abbiamo anche questo problema qua, e mi è venuta poi fuori una definizione che mi hanno suggerito i miei colleghi, non l'ho detto io, che noi siamo naviganti fondamentalmente, l'avrete capito, siamo armatori, siamo diventati un po' la pinna stabilizzatrice della nostra azienda. È una bella definizione, secondo me è una gran bella cosa, tanto pinne stabilizzatrici adesso se ne usano parecchie oltretutto nella navigazione. E ci ha un po' ridimensionato, non abbiamo più la presunzione di dover decidere di tutte le cose strategiche, però questa forza che ci dà sicuramente è venuta dal dialogo, è venuta sicuramente dalla consulenza che ci ha dato il dottor Senigo, è venuta dalla nostra convinzione, dal bene che vogliamo portare, quindi
diciamo, noi crediamo che poi ci siano degli elementi ancora di allargamento delle possibilità che ha il BIM di portarle avanti. E un altro aspetto che io non ho citato è l'aspetto, diciamo, poi della crisi. Noi, come ha fatto vedere prima l'ingegner Musso, in una situazione in cui i nostri concorrenti prima ci stavano anche abbastanza lontani, cioè il nostro concorrente era più o meno delle nostre stesse dimensioni. Negli ultimi anni il nostro concorrente è diventato di dimensioni molto più importanti di noi, quindi il contesto in cui noi avevamo la possibilità di decidere era un contesto completamente squilibrato, cioè non avevamo queste... la forza noi l'abbiamo ritrovata un po' internamente, nel guardarci in faccia e dirci: ma il mercato è cambiato, che cosa però possiamo fare noi al nostro interno per cercare di aumentare, di trovarci più pronti? E io credo che questa cosa qua sia stata molto importante. Non so se esternamente è stata vista così. Magari integro un po' dicendo delle cose che magari per loro sono scontate, ma non è così tanto. La prima questione è che questo BIM è fatto sia da dirigenti che da quadri, quindi non è un gruppo dirigente fatto da dirigenti, e non è un gruppo di dirigenti, quindi, ma è un gruppo dirigente, che è un'altra cosa. Ed effettivamente si colloca in una posizione che è, come dire, in aggiunta, in sovrapposizione alla struttura piramidale dell'organizzazione. Quando Marco diceva ci sono le strutture piramidali, questa è una situazione dove c'è questa cosa che è un po' una nuvola che è lì in mezzo, che ha una funzione integratrice molto importante. Una delle caratteristiche di questa azienda, come avete visto anche dal disegno che ha fatto l'ingegner Musso, ci sono quella grande container e c'è il piccolo container. Scusate, grande nave che trasporta container e piccola nave che trasporta container. Allora, in una situazione di competizione uno può sentirsi schiacciato e basta, oppure può dire devo diventare grande anch'io, oppure può pensare che nella flessibilità e nella velocità di risposta ci sia l'elemento chiave per riuscire a muoversi in un mare che è occupato anche da grandi, da colossi. Ed è quello che loro sono riusciti a fare, mi sembra che voi siete riusciti a fare. In questo senso l'integrazione, la capacità di collegamento tra le parti è diventata una questione assolutamente critica. Un altro punto che volevo riprendere, perché mi sembra molto importante, che questo BIM, dal mio punto di vista, ha questo, diciamo, che in parte ha una struttura organizzativa, e in parte è un modo di lavorare, che è un'altra cosa, è un modo di pensare ai problemi. Lavorando assieme queste persone, confrontandosi assieme in uno spazio di tempo limitato, raccontano che è cambiato il loro modo. Ad esempio, io mi sono preso le frasi della penultima riunione che abbiamo fatto insieme. Uno di loro diceva: prima si vedeva un pezzetto e non si capiva, ora si vede una logica. Nel senso che, voi immaginatevi, non so quanto vi sia facile, ma chi sta nel terminal del golfo, che è dove c'è il porto, si occupa delle navi, dei container, si caricano, poi ci sono i commerciali da un'altra parte che si occupano di vendere il trasporto merci, poi ci sono quelli che si occupano dei camion, poi ci sono quelli che si occupano dei contratti col personale. Il rischio è che ognuno si rappresenti le situazioni e i problemi dal suo punto di vista e non riesca a vedere l'insieme, affidando a chi è al vertice dell'organizzazione, che può essere il presidente, questa amministrazione, la visione complessiva. Quello che mi sembra di succede in questo organismo è che viene generata, non che viene ascoltata, viene generata una visione complessiva dell'azienda, che in questo senso lo trovo una dimensione molto anche innovativa. Ed è stato interessante che per le persone l'avevano prima sperimentato un po' nella situazione formativa e poi dal punto di vista gestionale, il fatto che è molto interessante comprendere il problema visto dal punto di vista dell'altro. Perché se io riesco a capire come l'altro vede il problema, divento molto più potente. La mia impressione, poi anche con loro non è che siamo sempre così d'accordo, ma io ho l'impressione che questa organizzazione, questo BIM, questa innovazione, questa generazione interessante prima del PIC e poi del BIM, ha generato potere.
Nel senso che dal mio punto di vista succede che il presidente, anche per il grafico che ha fatto prima, ha più potere, perché può occuparsi del potere strategico e non occuparsi di problemi che sono relativi a mettere d'accordo parti diverse dell'organizzazione, o si dedica molto meno a questa cosa qua, si occupa più di dimensioni che sono gestionali, strategiche, quindi le prospettive, le grandi alleanze, gli accordi con le altre persone, quindi è aumentato il suo potere, avendo rinunciato a una parte del potere. Dall'altra parte, quello che raccontano i membri del BIM, a me sembra che il peso di questo gruppo è molto più consistente ora che prima, perché prima c'erano dei singoli dirigenti e dei singoli quadri. Adesso, quando se loro si presentano dal presidente o parlano con gli altri dicendo che il BIM in fin dei conti la pensa in questo modo, non potranno comandare, ma il fatto che lo dica, che il BIM, che è fatto da queste persone, ha questa rappresentazione della situazione, ha un peso consistente. Mi immagino che per il presidente, che un dirigente gli vada a dire una cosa, o che un dirigente o un quadro vada a dirgli, dal punto di vista del BIM, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, ci sembra così, il potere contrattuale di queste persone aumenta. L'altro elemento di generatività di potere è il fatto che ciascuno di loro ha raccontato che si sente nelle condizioni di decidere con maggior potere. Perché potere non nel senso di, come dire, schiacciare gli altri, ma potenza, nel senso che avendo una visione più complessiva della situazione, avendo capito quali sono le posizioni degli altri, gli risulta più possibile intraprendere delle azioni che hanno prospettive positive. Allora, questo mi sembra un risultato non da poco che sono riusciti a generare. L'altra questione che poi potrebbe essere anche interessante, anche per le cose che sono state dette prima, è che diciamo, la generazione di questa idea del BIM, di questo modo di lavorare, non ha una causa unica. Nel senso che ci sono più cause. Adesso non so a voi se dovete rappresentarvelo dicendo, ma cos'è che ha generato poi l'idea di sviluppare un processo di questo tipo? Cos'è che vi viene in mente? Beh, intanto sulle dimensioni nostre dei concorrenti mi piaceva anche specificare meglio, visto che in effetti oggi alcuni concorrenti sono alcune centinaia di volte noi, non tanto perché loro sono cresciuti di 200 volte e prima erano più piccoli, perché il Mediterraneo fino a un po' qualche anno fa era poco interessante per i global player, quindi come la Lufthansa una volta serviva solo le rotte intercontinentali e non veniva a Torino o giù di là, noi eravamo salvi da queste grosse organizzazioni perché passavano dal Mediterraneo, andavano negli Stati Uniti o in Nord Europa provenendo dalla Cina e non scalavano i porti che serviamo noi. Il fatto che poi loro, per evidenti questioni di crisi e di strategia, hanno deciso di venirci a fare concorrenza ci ha imposto delle regole nuove e appunto non potendo confrontarci sulle dimensioni, perché non è mai stata mia intenzione di crescere così tanto e secondo me non è neanche strategicamente conveniente e comunque sarebbe stato molto lungo, allora ci dobbiamo battere su altre questioni, quindi la condivisione, l'integrazione e il poter dare delle risposte ai clienti diverse e più rapide. Per fare questo abbiamo avuto bisogno di un'organizzazione così. E sul momento X, non so se esiste un momento X, mi viene in mente la resilienza citata prima dal dottore Senigro, il mio osteopata che nel 2009 cercava di raddrizzarmi la schiena, non è un sogno, e mi ha detto, ma cosa hai masticato, hai mangiato qualcosa di hai morso qualcosa, ho detto, ma è qualche mese che stringo i denti, forse quello è stato la mia volontà di cominciare a dire sganciamoci da un po' di attività che pesano e che potrebbero invece giovare all'organizzazione. Questo potrebbe essere. Sì, per quanto ci riguarda, noi come responsabili, sì, forse siamo arrivati, eravamo arrivati in una situazione in cui la situazione di crisi, di grossa concorrenza, non poteva più essere dal nostro punto di vista
tollerata, proprio dico tollerata, mantenendo una struttura gerarchica vecchia, di vecchio stampo, e avevamo bisogno di decidere in maniera veloce la differenza tra un global player grosso e noi, è che magari noi decidiamo nell'arco di poco tempo e prendiamo la decisione che chiaramente speriamo che sia la decisione giusta, però dobbiamo prenderla in brevissimo tempo, e questo secondo noi, a nostro avviso, non poteva più essere. Cioè, non volevamo neanche più che fosse in mano soltanto a diciamo dei dirigenti che a volte ci coinvolgevano anche poco all'interno delle decisioni. Poi tutto sommato siamo un pochino più giovani, volevamo intervenire un po' di più all'interno del processo decisionale aziendale. Credo che fosse quello. Provo a dire anche dal mio punto di vista cos'è che può aver, cioè quali elementi tra i tanti che possono aver generato questa modificazione, e che sono, come dire, è difficile poi definire la miscela con i vari dosaggi, ma sono intervenuti diversi elementi, anche accidentali. Uno lo richiamava l'ingegner Musso, il fatto di una situazione dove lo stress che gravava anche su di lui, l'impegno delle decisioni che doveva fare, il continuare a rincorrere decisioni, avendo poi i propri manager o dirigenti che ti dicono ma non ne prendi abbastanza in fretta le decisioni, non è una situazione piacevole, dovendo uno essere così. E di fatto, quando a un certo punto, mi ricordo che ha detto che voleva realizzare il BIM, ero nel suo studio quando me l'ha detto, e l'ho pensato francamente come un azzardo. Nel senso, quando prima dicevo l'azzardo, nel senso che dicevo, ma porca miseria, cioè, mi sembrava un po' un osare tanto. Allora, l'osare non viene soltanto da una condizione di benessere. Cioè, come dire, sto bene, ho riflettuto, mi sono trovato in un setting molto accogliente che mi ha protetto, quindi ci ho pensato, ripensato, poi serenamente piglio la decisione. Non è sempre così, qualche volta magari succede, ma quello che è successo in quella situazione era che era una situazione di stress notevole, però congiunta a un altro elemento, che c'era il fatto che questo PIC esisteva, cioè c'era già questo gruppo di dirigenti che prima avevano fatto anche un lavoro in un set informativo, che riuscivano a trovarsi quindicinalmente e scambiare delle informazioni, quindi il passaggio, il salto è stato legato a questo. Intervengono poi anche altre dimensioni, che sono dimensioni, secondo me, che avete visto, questa è un'azienda che ha 185 anni, ce ne sono poche di aziende che hanno 185 anni, e quindi anche per chi è ai vertici di questa azienda, oltre che penso per le persone che ci lavorano, c'è tutta una dimensione della storia, con gli oneri, i pesi, i vincoli che derivano dalla storia, e con la forza, le sfide che derivano dalla storia. Perché, come dire, essere in un'azienda, io ho lavorato, lavoro anche con altre aziende tipo familiare che hanno una lunga storia, queste sono, diciamo, delle energie che appassionano, perché essere nella propria azienda che ha avuto il proprio padre, il proprio nonno, il bisnonno, il bisnonno, il bisnonno, è una cosa che appassiona, ma è anche un peso. C'è anche un po' il problema che uno si trova addosso anche un onere consistente. Allora, c'è, mi sembra, io ho visto nelle decisioni che prendeva anche l'ingegner Musso, anche un po' un voler segnare degli elementi suoi rispetto alla storia. Cioè, c'è una storia, c'è un modo che è stato un modo di gestire l'azienda che è stato dei propri avi, dei propri genitori, e anch'io voglio lasciare un segno in questo. Allora mi pare che anche questi sono elementi che intervengono nelle decisioni. Ne abbiamo parlato forse un po' poco, ma io ho fatto qualche accenno all'introduzione, ma penso che nel nostro decidere e fare degli investimenti anche con dei colpi di mano a volte all'interno dell'organizzazione c'entrano anche le storie personali. Eusebio Balocco lo diceva un po', c'entrano anche questi elementi personali che delle volte negli schemi teorici sulle innovazioni organizzative e sulla generale sono lasciate completamente fuori. Mi sembra che in questo caso le persone che lavorano all'interno, anche le persone che lavorano
all'interno del BIM sono persone che ci mettono della passione e che sono legate a questa azienda da dei vincoli emotivi consistenti. Non sono legati solo da un contratto formale. E questo penso che incida significativamente nel tipo di relazioni che si crea nella generatività. E poi quando ci sono i cambiamenti, non sono dei cambiamenti positivi per tutti, anche soggettivamente, poi è un po' difficile andare nel dettaglio, ma quando si costruisce ad esempio un BIM, un nuovo modo di organizzarsi, c'è tutta una rappresentazione della propria collocazione all'interno dell'organizzazione che viene messa in discussione. Perché io sono il dirigente, ma sono a lavorare insieme a un quadro. Io sono un quadro che però forse fa la funzione di dirigente, sono dentro lì dove sono. Cioè, viene ricombinato. E allora quello che mi sembra interessante è quanto le persone riescono, nonostante tutte queste tensioni, a mantenere, come diceva l'ingegner Musso, un clima che è sufficientemente buono. Che non vuol dire è caldo, che non vuol dire senza conflitto. Quando prima vi ho detto anche dell'un ambiente caldo, quando intendo caldo non intendo un nido, intendo un'altra cosa, cioè una roba dove c'è calore, che deriva anche dai conflitti, dalle tensioni, ma che si riescono a elaborare. Hai altro da aggiungere? No, sono, come vedete, sono molto asciutti. Bene, allora possiamo fare così, che io che per stare dentro i tempi, perché degli ingegneri avevano rimproverato che non stavamo dentro, mi avevano fermato dicendo ma siete fuori con i tempi, ma cioè, siamo un po' fuori ma non troppo. Allora, se va bene possiamo fermarci qui, ci vediamo tra un'ora, cercate di essere puntuali perché abbiamo molto materiale su cui lavorare e potremo poi discuterne anche assieme. Grazie.